in questo diciamo piece teatrale interpreti la parte di Riccardo Cuor di Leone. Ecco, com'è stato, diciamo, interpretarlo, soprattutto calarsi nel ruolo, e se c'è qualche parte di Riccardo che ti somiglia? Diciamo che è un personaggio molto lontano da me, è un re conquistatore, calcolatore, ironico, sicuramente è molto diverso da me, però le parti più belle da interpretare sono proprio quelle che hanno delle caratteristiche completamente diverse dalle mie. Parti che mi somigliano non ne vedo, e ripeto, è stata la cosa che più mi ha intrigato nel studiare questo personaggio, grazie ad Adriana che mi ha guidato passo passo per capire cosa questo Riccardo Cuor di Leone doveva tirare fuori. Si dice sempre Riccardo Cuor di Leone associandolo a una persona buona, una persona che comunque si spende per gli altri. Tu invece hai detto calcolatore, quindi è anche un po' l'opposto di quello che uno si immagina del Riccardo Cuor di Leone. È l'esatto opposto. È un personaggio che ha in testa la realizzazione di un vero e proprio progetto politico, e quindi tutto quello che fa è studiato, pensato, calcolato, voluto, ma per raggiungere un obiettivo. Di sicuro quello che gli propone Gioacchino, cioè il bene del popolo, della gente, non gli interessa affatto. Quindi dobbiamo semplicemente venire a vedervi quando rappresenterete in altri luoghi, oltre che qui a Cleto, per capire qual è la personalità di Gioacchino e qual è la personalità di Riccardo. Ci vuoi dare giusto un'ultima battuta sul personaggio sempre di Riccardo, una parte che interpreterai questa sera che ti piace? Sì, mi piace tutto, proprio perché, come dicevo, è lontanissimo da me, ma ci sono due punti in particolare che sono a mio avviso molto interessanti. Uno è l'elogio alla menzogna che fa Riccardo, anche perché Riccardo poi fece scrivere di questo incontro avuto con Gioacchino, e lo fece scrivere a modo suo, ed è proprio lì il bello di questo lavoro. E poi ce n'è un altro invece quando gioca su questa apocalisse, la descrive a modo suo, ovviamente riconoscendo nell'apocalisse scritta che tutti siamo abituati a conoscere, giocando e prendendo in giro delle figure che invece vengono raccontate appunto nell'apocalisse.